Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati con Calcio a 5 M Magazine, 19ª puntata in onda questo giovedì sera 18 maggio alla vigilia del Galà. Assieme a noi, come sempre, Peppe Gallozzi. Ciao Matteo, buonasera a tutti. Ben ritrovato, come avevamo preannunciato la settimana scorsa, in questo appuntamento, grande spazio in particolare, ma non solo, a tre categorie, tre argomenti, chiamiamoli così. Il Galà che arriva domenica, i candidati sono noti, alla mezzanotte di ieri è terminato il voto pubblico e quindi possiamo dare una presentazione più precisa di quello che sarà l'evento di domenica sera, la grande festa del futsal marchigiano. Poi in primo piano serie C2, con i playoff che si sono giocati, tra l'altro Peppe ha avuto ragione, fattore casa che ha avuto la meglio, ancora una volta bravo sui pronostici. Solitamente non succede che qualche volta ci becco, questa volta qualche volta, diciamo sporadico. che menzioni in telecamera solo le volte che ci indovini, quindi sembra che ci Porto acqua al mio prendi mulino, Matteo. più del normale. Serie D in primissimo piano questa settimana con alcuni video speciali, Urbino, Moscosi, il focus sugli altri gironi e poi il video focus anche sulla, quindi quattro argomenti principali, sulla Serie C1 con l'Ancon che ha giocato la prima partita del triangolare sabato pomeriggio. Non è andata benissimo, poi vedremo le immagini, ascolteremo le interviste. Partiamo dalla copertina dedicata al Galà, domenica tutti al Galà, Peppe, 21 maggio a partire dalle 19 l'ingresso per aperitivo e cena, dalle 20:30 per lo spettacolo e partecipare poi al buffet dei dolci. E saremo sicuramente più di 200, le iscrizioni sono aperte fino a domani, una grande serata a cui parteciperemo tutti. Sì, come dicevo anche le altre volte, il Galà è un appuntamento fisso ormai del futsal regionale, è un momento bellissimo per rivedersi tutti quanti, per discutere della stagione trascorsa, per scambiarsi opinioni, per farsi due battute, per mangiare bene, per godere insieme, ecco, di questo magico mondo che è il futsal marchigiano. E teneva dato merito di organizzarlo ogni anno, secondo me, bene, in modo professionale, ma soprattutto è una serata piacevole, dove comunque ci si diverte e va tutto e scorre tutto liscio. Questo è il bello del Galà. Questo è l'obiettivo della grande festa del futsal marchigiano. Oltre a tutti i candidati, tra poco magari parleremo di qualcosa, quello che ci preme sottolineare un paio di premi speciali. Uno al Cus Camerino, lo possiamo dire Sì. adesso, premio futsal che passione, l'abbiamo detto durante le puntate precedenti, la forza di andare avanti, di rifondare una squadra a campionato in corso. 13 giocatori, mi ha detto Quirino Macchioni, sono partiti dopo il terremoto, quindi ne hanno dovuto ricostruire totalmente una nuova di squadra, 20 partite in 10 settimane, doppio turno infrasettimanale, senza tra l'altro avere la forza di competere con le altre formazioni, è sinonimo di grande passione. Sì, assolutamente, è il motore che muove tutto, proprio la passione, la voglia di questi ragazzi di tornare in campo, di giocare, di far capire che la passione non si ferma e questo è forse lo spot più bello che questa regione ha potuto mandare durante l'anno. E poi, insomma, ci piace anche sottolineare che avremo il piacere di avere con noi due ragazze immagini nuove che collaborano da quest'anno con la M-Mag Comunicazione, Deborah Mosca e Marzia Papili, due belle ragazze che ci daranno una mano per la consegna dei premi, per consegnare le foto, per accogliere tutto il grande pubblico. Insomma, le immagini che state vedendo parlano chiaro. E poi un'altra novità che mi piace sottolineare, il nostro Giacomo Giampieri, che avete ascoltato nella telecronaca di alcune partite durante questa stagione, e che sarà lui a presentare in prima persona sul palco. Io darò solamente una mano col microfono, insomma, andando a dare supporto qua e là in varie situazioni, ma presentatore principale Giacomo Giampieri, che se lo merita. Eh sì, Matteo, anche perché ormai ti stai facendo vecchio, quindi è giusto che ci sia il Non nuovo. esagerare, non esagerare. No, va Insomma, bene, comunque è giusto. sono meno giovane. Giacomo è un ragazzo, secondo me, sta crescendo tantissimo, ma poi c'ha quella voce accattivante, coinvolgente. Mi piace, investo a scatola chiusa su di lui. Alcuni motivi in più per partecipare al Galà, quindi questi però relativamente ai candidati. Quest'anno abbiamo ricevuto meno lamentele del solito, io rispondo sempre alla stessa maniera, se ti domando chi è più forte, Messi o Maradona, chi è stato più forte, Messi o Maradona, scusa, Pelé o Maradona, chi è più forte, Messi o Cristiano Ronaldo o Falcao o Ricardinho, possiamo dibattere per ore. Ovviamente.
quindi c'è sempre comunque una parte che esprime il suo parere e qualcuno magari che risulta scontento. Poi bisogna sempre capire che siamo in un parere soggettivo, chiaramente, e che non ci sono proprio, non c'è malafede, non ci sono complotti, siamo semplicemente al parere soggettivo dei soggetti che votano. Degli allenatori, gli allenatori, sì, sono, esatto, che votano. Tra l'altro quest'anno la risposta è stata vicina al 100%, abbiamo pochissimi allenatori che non hanno votato in tempo, purtroppo chi è andato oltre la soglia delle ore 18 di sabato scorso non è stato preso in considerazione per regolamento, ma credo che massimo uno o due allenatori per campionato non abbiano votato in tutte le categorie coinvolte. Ci dispiace che non siamo riusciti a far votare, quindi poi candidare singoli giocatori, allenatori, portieri di Serie D o delle categorie juniores, ma vogliamo anche dire una cosa con sincerità, perché poi questa è la verità emersa dal passato, di fronte a un grande sforzo per coinvolgere tutta la Serie D e la juniores, la risposta in termini di partecipazione, di consenso, di coinvolgimento anche al di là della presenza al gala era stata particolarmente bassa per queste categorie. Evidentemente bisogna diventare un po' più grandicelli, salire di categoria per partecipare, quindi lo sport è meritocratico, quando si arriverà in C2 o fra i più grandi si sarà presi in considerazione per le proprie candidature. Questo è un inciso che volevo fare. Comunque abbiamo ricevuto 2000 iscrizioni per le votazioni al galà in 4 giorni, abbiamo ricevuto 17.000 visualizzazioni del sito in una settimana, vuol dire che insomma la fame, la voglia di andare a leggere c'era. Senza dubbio, ennesima manifestazione, ennesima proprio testimonianza, no? Manifestazione di quanto il popolo del futsal aspetti questo momento. Mi dici qualcosa sui candidati però, li hai visti se qualcuno, sì, qualche categoria? Sì, ci sono tutti i migliori o manca qualcuno? No, secondo me ci sono tutti, secondo me non manca nessuno, i premi grosso modo credo che comunque rispetteranno i valori trasmessi in mezzo al campo, anche io ho votato, tengo i miei voti segreti naturalmente, però credo che mai come quest'anno si sia rispecchiato quanto fatto vedere durante tutta la stagione. In effetti, diciamo, abbiamo avuto meno segnalazioni del passato. Ci saranno premi a tutti i capocannonieri, in questo caso anche alla Serie D, grazie al conteggio maniacale, costante, puntuale di Futsal Marche, quindi quelle classifiche e marcatori fanno fede, saranno premiati quindi i capocannonieri di tutte le categorie, Serie D compresa, anche le juniores in quel caso, qui ci sono dei numeri che ci agevolano il compito, oltre a tutte le vincitrici di tutte le coppe regionali sin qui assegnate, quindi femminile, maschile, giovanili, e quindi tutte le coppe Marche, non la Serie D perché ancora è prematuro, e tutte le regine dei vari campionati, quindi questo è un modo per premiare tutto il movimento. Domenica sera ci vediamo a galà dalle ore 19 per chi verrà a cena. Chiudiamo questa parentesi e passiamo alla Serie C1, passiamo a parlare dell'Ancon Nova Marmi. Eravamo presenti tutti e due a vedere la partita, Peppe, sabato, un Ancon molto determinata per un tempo abbondante, sì. Poi complici forse alcuni cambi in meno, complice il caldo, complice cosa, insomma, perché si è perso, punteggio esagerato, 6-2. No, il punteggio sicuramente è pesante per quanto fatto vedere, però non va dimenticato l'assoluto valore del Palmanova. Il Palmanova aveva dei giocatori di categoria superiore, non che l'Ancon non ne avesse, ma probabilmente ne aveva un po' di più. Io ancora i nomi dei giocatori del Palmanova me li ricordavo da 2 anni fa che stavano in Serie B, comunque c'è un giocatore come Bozic che ritengo essere allora era uno dei migliori giocatori della Serie B, quindi è normale che in certe partite poi il suo valore emerge tutto. L'Ancon probabilmente è calata un po' fisicamente e un po' mentalmente, anche perché fino al 2-1 ha dimostrato di essere proprio in palla alla pari dell'avversario, quindi senza... Anche superiore secondo me nel primo tempo. Sì, a tratti ha dimostrato la superiorità, non mi aspettavo un crollo così nel finale, però probabilmente lì anche il discorso mentale forse ha inciso. La cosa bella è stata vedere un Palacus pieno in quel modo, io che sono da tanti anni anche al Cus Ancona ricordo rarissime volte in cui il palazzetto fosse così pieno, e questo deve rendere orgogliosi, diciamo, tutti i dirigenti dell'Ancon proprio di quello che di buono hanno fatto, proprio creando un movimento, creando una realtà solida in Serie C, che secondo me, se non sarà quest'anno, comunque nel futuro prossimo potrà ambire al salto in Serie B. Non manca niente, sono convinto che all'Ancon non manchi proprio nulla. Prima di proseguire, sì, mi piace questa analisi, vediamo però appunto il servizio sulla partita, che ci dà uno specchio ovviamente più fedele di quanto accaduto. Ascoltiamo anche le interviste intelligenti e interessanti del dopogara da parte di vari protagonisti, poi parliamo anche di altro.
È la partita più attesa della stagione, è la partita che può svoltare una stagione. Questa è Ancon Nova Marmi Palma Nova, in un palacus gremito di gente. L'Ancon cerca una vittoria nella prima sfida del triangolare playoff, valido come semifinale per l'accesso alla Serie B, e dunque il grande sogno di Bilò e compagni. Scopriamo come è andata a finire grazie alla nostra maxi sintesi, con l'Ancon che gestisce il primo possesso, con De Tullio che va a calciare profondo per Guido Campofredaro, che vince un rimpallo con il portiere del Palmanova Linza e va a trafiggerlo per la rete dell'1-0 dell'Ancon, che parte subito bene dopo pochi minuti e realizza il gol del vantaggio grazie a Guido Campofredano sul rilancio di De Tullio. Ancora Ancon in attacco con Bilò, quindi Pinto che controlla il pallone. Ancora Bilò cerca la giocata su Capitan Mancini del Palmanova. Buona l'imbucata per Ciavattini, che prova a liberare il sinistro. Si oppone molto bene il portiere Linza. Dall'altra parte il Palmanova che calcia su questo schema con il numero 9 De Bernardo, anzi Bearzi, e si salva nella circostanza l'Ancon. Ancora il Palmanova in attacco, buona la conclusione del numero 6 Fabbro, Mattia Fabbro, ciabatta un po' il suo destro che non impensierisce più di troppo De Tullio. Ancora Palmanova che cerca di pareggiare i conti, buono il movimento di Fabbro e salvataggio sulla linea di Riccardo Mancini, che si immola in scivolata e va a salvare un gol, ma il Palmanova si fa pericoloso, attacchi molto consistenti nella seconda metà della prima frazione. C'è stata un'altra buona situazione per Michele Collevati, e intanto proprio Capitan Mancini che trova spazio nella retroguardia dell'Ancon e riesce a pareggiare i conti. Quindi Sabatini dall'altra parte, Mancini chiude, palla in verticale, copertura di De Tullio in calcio d'angolo, punteggio che viaggia sul 1-1. Intanto calcio di punizione con Bilò che tocca corto per Pinto, attenzione perché c'è un salvataggio sulla linea, andiamo a rivedere anche dal nostro replay, forse un tocco con il braccio che sembrava francamente attaccato al corpo, e dunque Palmanova che si salva nella circostanza come in questa, quando il portiere Linza va ad intervenire molto bene due volte su Ciavattini prima e su Bilò poi. Calcio d'angolo con l'Ancon che prova a premere forte. Bilò, Ciavattini cerca la sterzata, palla per Campofredano, ancora Pinto, palla di ritorno, splendida l'azione, salvataggio sulla linea stavolta con un braccio sempre credo del numero 6 Mattia Fabbro, anzi di Michel Barzi, del numero 9 che viene espulso nella circostanza. Bilò dal dischetto trasforma con freddezza e realizza la rete del 2-1, si va dunque a riposo sul vantaggio dell'Ancon Nova Marmi grazie alla rete di Capitan Davide Bilò dal dischetto. Quindi Ancon che conduce, si ritorna in campo con il Palmanova che perde subito un pallone recuperato da Campofredano. Ciavattini prova a scagliare il sinistro, intervento preciso del portiere. Dall'altra parte subito il gol di De Bernardo che ha trovato spazio e con la punta è andato a trafiggere De Tullio, quindi altro contropiede, occhio a questa situazione con De Tullio che esce, poi la palla che rimane lì a disposizione del numero 11 Bosic. Quindi Bilò dall'altra parte cerca di convergere verso il centro, esplode un gran destro, altro ottimo intervento di Matteo Linza, il portiere del Palmanova che ha salvato in più di una circostanza la formazione friulana. Occhio al contropiede tentato da Collevati, Michele, la palla rimane lì dopo l'intervento di De Tullio e il tap-in vincente ancora di De Bernardo per la rete del 3-2 del Palmanova, che va ancora in attacco con De Bernardo, stavolta De Tullio esce e riesce a salvarsi. Calcio di punizione per il Palmanova, prova la puntata un giocatore della formazione friulana, c'è un altro corridoio in verticale per Mattia Fabbro, passivo che rischia di farsi troppo impegnativo per quello che abbiamo visto in campo fino a questo momento. Ciavattini prova il piazzato col sinistro, la palla sfila in fallo di fondo e poi calcio di punizione del numero 11 Bosic che trafigge. Ancora De Tullio che non è riuscito ad intervenire su una conclusione non propriamente irresistibile, quindi Bilò che sprinta, palla in mezzo per Pinto che conclude col sinistro, altro ottimo intervento di Matteo Linza che sta blindando il risultato. L'Ancon ha sbattuto più volte sul portiere del Palmanova, rilancio del capitano Mancini, controllo con il piede destro e calcia il numero 5
Basile, intervento preciso di De Luca, in questo caso che era entrato a difendere i pali dell'Ancon Nova Marmi. Ultimi possessi con Pinto, giro palla per Bilò, intervento ancora di Linza sulla conclusione provata da Molinari. Resta in attacco l'Ancon con Pinto, attacca col quinto di movimento, Campofredano perde il pallone, tutto facile per Bosic che controlla la sfera e va a calciare con il destro per la rete del definitivo 6-2, un grande cuore, insomma non basta all'Ancon Nova Marmi per superare il Palmanova nella gara, nella prima gara del triangolare. Finisce 6-2 per la formazione friulana. La prossima settimana l'Ancon sarà di scena a Tiene, ma dovrà di vincere con diversi gol di scarto per sperare di superare il turno. Difficile commentare, come hai detto te, perché siamo usciti fine primo tempo sopra 2-1, avevamo la partita in mano, poi non so cosa è successo il secondo tempo, forse ci siamo spinti un po' troppo avanti dalla foga della partita, loro qualche intervento fortuito lì davanti, è finita così. Secondo me è un po' troppo il divario, perché 6-2 è un po' pesante, però niente, è andata così. Siamo crollati fisicamente il secondo tempo, chiaramente potevamo fare meglio, però è andata così, i ragazzi ad agosto che corrono siamo numericamente pochi, e stiamo facendo il massimo che possiamo fare. Comunque ancora c'è un'altra partita, quindi adesso dobbiamo vedere, andiamo a Treviso tranquilli, non abbiamo nulla da perdere, il nostro campionato l'abbiamo già vinto alla fine della regular season, quindi noi siamo a posto, adesso comunque ci proviamo sicuramente. Il Tiene è una squadra, poi di un mio amico Nicola Sgulizia, era la favorita. Comunque anche questa è una gran squadra messa bene in campo, sarà difficilissimo, adesso serve un miracolo, però noi ci proviamo, è giusto provarci e vedremo, quello che viene viene. Rispetto alle partite che di solito ci vedono giocare qui in casa, oggi vedi un po' l'attenzione, un po' tutta la situazione, comunque gente che queste partite l'ha giocate poco, comunque diciamo anche io compreso. È stata giocata diciamo senza testa, comunque ho visto la mia squadra, quando dico la mia squadra comprende anche me, comunque che abbiamo giocato senza la testa e che di solito ci abbiamo, quindi ho visto giocate, movimenti, cose diverse dal solito, quindi diciamo ci fa esperienza, servirà sicuramente a tutti i ragazzi per crescere, perché comunque il calcio a 5 come lo sport in generale, la testa secondo me conta più delle gambe. Vista sconfitta netta, secondo me sarà difficile passare il turno, però a me non piace perdere neanche a Bigliardino, quindi andremo a Tiene per vincere, poi si vedrà. Una stagione meravigliosa logicamente, perché tu calcola che il gruppo è il gruppo della C2, quindi è una squadra che questa qui militava in C2 da 4-5 anni, quindi una squadra che militava in C2 da 5 anni, si trova ad alte classifiche di C, arrivare in finale di Final 8, arrivare a vincere i playoff regionali, comunque per me è un gran successo. Abbiamo visto le immagini, anche De Tullio non è stato protagonista, l'ha scritto anche nel suo articolo Valerio Masetti nella pagina Facebook dell'Ancon Nova Marmi. Non è stata una giornata migliore dopo una stagione importante con tante ottime gare, sia lui che De Luca quando ha potuto giocare, però insomma De Tullio non è stato un sabato pomeriggio fantastico, lo sa lui per primo, quindi ci dispiace sottolinearlo, ma va detto per la cronaca, le immagini lo testimoniano. Però sicuramente l'Ancon è crollata nel secondo tempo. Bilò, grande prestazione per tutta la gara, nel finale veniva anche da un problema muscolare, è calato di prestazione, però va detto che, questo l'ho osservato, gliel'ho anche scritto, gliel'ho anche detto, l'impegno, la passione, il sangue che metteva su ogni pallone fino all'ultimo secondo, sino all'ultima briciola di energia, era davvero encomiabile. Sì, sono d'accordo, infatti secondo me è proprio questo il punto da cui ripartire, cioè questa sconfitta dell'Ancon adesso a livello diciamo di regolamento ancora risulta essere aritmeticamente possibile, deve vincere sabato, sì, con almeno 4 gol di scarto o 5. Realisticamente è molto dura, anche perché per stessa ammissione di Momi Marchegiani, che poi è un gran conoscitore, il Tiene è una grande squadra, una squadra organizzata che sicuramente delle tre partiva come favorita. L'Ancon, riprendo quanto dicevo prima, per me ha pagato forse un
magari possiamo dire un'eccessiva pressione, ma da parte loro di voler far risultato. Questo l'ha detto anche sia Momi, l'hanno detto sia Momi che Davide Bilò, insomma, mentalmente alcuni giocatori, perlomeno quelli meno esperti, l'hanno accusato. Esatto, ecco, lasciando anche questo discorso, perché comunque Davide Bilò parla la sua carriera per lui, Ciavattini la Serie B l'ha fatta e anche bene. Per gli altri, diciamo che poteva trattarsi forse del primo vero grande appuntamento a livello nazionale. Aggiungo una cosa, Milo sì. Sabatini non sarà un giocatore dal punto di vista squisitamente tecnico favoloso, ma però è un giocatore che nell'economia delle partite, quando si va sulla battaglia, nell'ultimo quarto d'ora in cui c'è da mettere fisico, energia, sicuro, pressione, quando ha giocato ha rubato un sacco di palloni, ha spalleggiato con tutti. Il suo infortunio a metà circa del secondo tempo, secondo me, è stata una lacuna importante. Come no, ma anche il gemello Campofredano ha fatto una partita anche lui notevole, importante. Lo stesso Pinto dietro ha giocato bene. Certo che comunque un tassello d'esperienza ancora mancava a questa squadra, lo ribadisco. Fatta eccezione per Bilò e Ciavattini, si tratta di tutti quanti ragazzi che hanno sempre giocato in categorie regionali. E il Palmanova, che abbiamo visto sabato. Questa era una gara nazionale, sì. Il Palmanova era già Serie B. Era una gara, cioè, gara nazionale. Parliamoci chiaro, il Palmanova è una squadra di Serie B, secondo me. Già pronta per tentare il salto. All'Ancon manca tanto così. Manca poco. La base c'è tutta. Sabato alle 16 tiene Ancon, dicevamo, deve vincere la formazione dorica. Per carità, le potenzialità ci sono tutte, tra palle inattive, entusiasmo, voglia di riscatto, però deve vincere con 5 gol di scarto. 4 potrebbero bastare, ma serve un calcolo matematico assurdo. 5 diventa interessante la cosa, quindi difficile ma non impossibile, poi sperare ovviamente che l'ultima, il Tiene sconfitto di 5, con la voglia di rimontare, batta con un certo numero di gol il Palmanova. Insomma, un prospetto complicato. Certo. Comunque, chi vince il triangolare il 3 e il 10 giugno fa la finale contro la vincente lo spareggio Ligure Toscana. Noi continuiamo a crederci, forza Ancon, vediamo se andrà bene oppure se sarà complicata come stiamo dicendo. Prima di passare alla Serie C2, mi sono appuntato in scaletta mercato, poi sotto vai Peppe. Non ho appunti, non ho niente. Ok, allora, chicche velocissime. Sai che ci sono degli spettatori che mi hanno scritto dopo giovedì scorso che aspettano con ansia questo. Saluto l'amico conosciuto pochi giorni fa, Simone Colaianni, che ce l'ha richiesto esplicitamente. Vuole notizie di mercato. Saluto anch'io, è specifico che sono rumors, voci, parole sussurrate, quelle cose proprio da mercato. Metti le mani avanti, giusto, comprensibile. Comunque, panchine Serie B. Tenax. Novità, Tenax, Kuss Ancona e PSG, sicure. Boom, boom, boom. Lancio, probabilmente nessuno dei tre allenatori di questa stagione saranno gli allenatori della prossima. Quindi né Capretti, né il duo Vitale Zimmermann, esatto, né Carletti. E né Carletti. Quest'ultima, per le notizie che ho, è la bomba più grossa. No, allora... Per quello che è la conoscenza che ho. La bomba più grossa, secondo me, è nel PSG. Ovvero? Perché io sono convinto che... Beh, però Capretti l'ha detto che non sarebbe rimasto, quindi è una bomba fino a un certo punto. Però c'è un post scriptum. Secondo me, in caso di procura federale e in caso di Serie A2... Quindi favorevole, il verdetto. E sento ancora dell'ottimismo arrivare da Potenza, io sono convinto che la 2 Capretti la fa. In panchina. E dopo, come responsabile regionale, riesce a fare tutte e due? Problemi suoi. Questo non so, a me mi chiedi in panchina ti dico che in Serie A2 Capretti ci si siede. Io sarei la persona più felice del mondo, perché lo reputo ormai uno dei top manager, top coach del calcio 5 italiano. Marchigiano sicuro, ma secondo me ormai ha una fama e uno spessore nazionale. Altre bombe. Vai. Cobà. 5 nomi. Aspetta, però no, fermati, non mi piace l'argomento. Tenax, candidati? No, ancora sui candidati non mi sbilancio, però sicuramente ho visto un Peppe Cassisi molto attivo alla ricerca della persona giusta. Io sapevo che Bugari si stava anche muovendo, quindi tutta la società, tutti e due. Io sabato ho visto un Cassisi molto attivo, e Cassisi non gioca per partecipare. Certo che anche lui il suo entusiasmo ce l'ha bello grande. Non gioca per partecipare Cassisi. E invece Kuss Ancona, tu che vieni da quella famiglia? Kuss Ancona, ti posso preannunciare che sarà una squadra forse ancora più giovane di quella di quest'anno. Questo sarebbe un premio giovane, ai risultati. Ma giovane non è sinonimo di indebolirsi, attenzione, giovane valida. Okay. Chissà, l'allenatore? Fabio lascia? Non parlo, sono una tomba. Ho detto soltanto di più, potrebbero non puoi dire, esserci delle novità. Non esagero, mi accontento di ciò che ci dai. Però ci dici che Fabio non è confermato al 100% che resti lì. Io ti dico che Fabio sicuramente non lascia il Kuss Ancona. Ok, va bene. Ti muovi bene, bravo, bravo. Ti stai grazie, veramente Matteo, diventando
Non la posso dire la parola giusta, però la penso. Dicevi Cobà? Cobà. Già ne avevamo parlato. Osimhani. Margherita di nomi, no di acquisti, e do le percentuali. Diego Moretti, 100%. Fatta. Dario Vitale. Qui non è più rumors. Dario Vitale. Secondo te? 75%. Ma la Tenax lo lascia? 75%. Ok. Marco Belloni, fino alla settimana addirittura, bomba! Fino alla settimana scorsa ti avrei dato 60%, adesso ti do un 40%. Quindi il Cobà ci prova e il Custra trattiene, o lui è indeciso. Nico Sgolastra è un sogno. Nico Sgolastra, è un capitano sogno del PSG potenza PC. E infatti secondo me non andrà via. Ultimo nome, Bordignon. Bordignon, questa è una Bordignon novità assoluta. Dalla Serie A, qui siamo a grandi giocatori, ma il Cobà a grandi progetti. Quindi la volontà, da quello che mi fai capire, di Mario De Robertis, di Roberto Bacagalini, di mister Osimhani, è quella di... Chi trattiene? Sai anche chi trattiene? Allora, sicuramente sono convinto che rimarranno Giampiero Mindoli, Matteo Bottolini e Alessandro Gabaldi. Questi sono i tre questo nomi. Questo sei che sicuro, sento, hai detto? Mi sento di farli, questi tre nomi, sì. Ok, gli altri non lo sai. Quindi mi stai parlando di tre italiani che restano. I migliori o alcuni dei migliori italiani, forse molti dei migliori italiani, il Cobà sta provando a prenderli. E Bordignon. E occhio... Occhio al mercato croato, che sappiamo già in passato con cui Osimhani collabora. Esatto, aver portato giocatori importanti alla corte di Osimhani, quindi teniamo d'occhio il Cobà. Bagalini sta lavorando bene. Scatenato Peppe Gallozzi, scatenato. Poi se ne è anche un'altra dalla C2, dalla D o da qualcos'altro. Ne lancio un'altra così, secca, secca. Il Corinaldo cerca un pivot. Un pivot, vabbè, questo però... Un pivot importante, che ha fatto la Serie B, che nell'ultima apparizione in Serie B... ha avuto una media gol di 13 gol in 11 partite. Di non più voglio non dire di più. Di più non puoi. Vabbè, adesso indagare. Cercate le statistiche. Mi hai 13 cercate le statistiche. Zona della regione. 13 gol. Zona dell'Italia. 11 da dove partite. Arriva? Che dialetto parla? Di più non puoi. Va bene. Molto attivo sul social. Attenzione. Aiuto. Va bene. Adesso vedo. Gabbanelli? No, non so quanti gol ha fatto. Non lo so, adesso vedremo. Va bene. Ci accontentiamo, anche se poi prima del gala è l'ultima puntata, quindi qualcosa in più avrei voluto estrapolare, ma dobbiamo andare avanti con i tempi. Andiamo in Serie C2 adesso, dopo questa bella e curiosa parentesi di futsal mercato. Playoff, il punto, quindi riconosciamo ancora una volta i meriti dei pronostici indovinati. Allora, nel girone A la formazione dello Iesi ha battuto 3-1 il San Costanzo, era andata sotto di un gol, poi ha avuto la meglio. Lo Strenze ha battuto 5-2 il Pianaccio, due palazzetti, pala Carbonari, pala Matteotti, strapieni. Bello spettacolo, questo ci interessa. Finale si gioca invece al Palatricoli, perché la Carbonari non può cogliere per ordine pubblico, così ha comunicato la società iesina, una mole che non dico che arriverà a 1000 persone, ma 500 le supera. E quindi gran finale per il girone A, Iesi contro Ostrense. Nel girone B, con il Cerreto Calcio alla finestra, già qualificata per la finale, l'altra semifinale se l'è aggiudicata la Venale per 5-4, quindi di misura, sul Monte Lupone. Quindi finale girone B fra Cerreto Calcio ed Avenale. Nel girone C invece alla finestra c'era la Futsal Orange, che affronterà gli amici 84, che hanno pareggiato dopo i tempi supplementari, quindi si sono salvati per la regola dei playoff, con la Soccer SMA, che è uscita a testa altissima. Quindi le tre finali, Iesi Ostrense, Pala Triccoli di Iesi, venerdì domani alle 21:30, stesso giorno stesso orario per Futsal Orange amici 84, mezz'ora dopo Cerreto Calcio Avenale. Questo è il quadro playoff. Rapidamente ricordiamo anche che nel weekend ci saranno le gare di playout, gli spareggi per la salvezza, alcuni non si giocano per la distanza dei 10 punti, altri sono in programma. Dopo una settimana di pausa, ecco qua il programma: P73 Montalto, Campiglione San Giorgese, Calcio Sant'Elpidio a Mare Civitanova e Athletic Club Lucrezia domani, sabato questa, contro Mantovani. 4 gare, 4 restano in C2, 4 vanno in Serie D. I tuoi pronostici e la presentazione l'abbiamo fatto l'altra volta, anche qui parli di fattore campo decisivo, secondo anche te. Ma anche per le finali, probabilmente. Anche per le finali playoff. Sì, sono convinto. Quindi dici Iesi, Cerreto, Futsal Orange al triangolare per la Serie C1. C'è da dire che per il girone A, che conosco particolarmente bene, lo Strenze ha un giocatore che è in grado di cambiare completamente le sorti della partita. Ho intervistato anche Pieralisi in settimana dello Iesi, seppure ha tenuto a ribadire lo Strenze non è solo Pacenti, ci sono tanti giocatori. Pieralisi lo conosce bene a Pacenti e sa che un giocatore come lui in certe partite su quel campo del Palatricoli può far male.
Vedremo, vedremo, vedremo. Ora vi preannuncio che nella seconda parte della trasmissione, tra poco andiamo in pubblicità, prima ci sarà un video, nella seconda parte andremo con uno speciale ampio sulla Serie D, con i video in particolare dedicati ai trionfi stagionali del campionato dell'Urbino, video speciale con la partnership della stessa Urbino per la regina del girone A e video speciale del Moscosi, regina del girone C. Più faremo il focus in particolare sul girone B anconetano, che è l'ultima giornata mette in palio, in cui l'ultima giornata mette in palio il successo e quindi la promozione in C2, e poi andremo a ricordare i successi nei gironi D ed E. Prima di andare in pubblicità, qua divento più neutrale possibile perché è un po' complicato, vediamo anche un altro video. Qui per palese conflitto di interessi, non voglio né posso commentare. Dico solo grazie alla società Casine, che ai suoi atleti, ai suoi partner, che hanno permesso di celebrare con questo video legato alla festa dell'ultima giornata una stagione emozionante da ricordare. Il video e poi la pubblicità.
Ben ritrovati con la seconda parte di Calcio 5 M Magazine. Dunque entriamo nello speciale Serie D, Peppe. Ricordiamo la situazione dei 5 gironi, partiamo in ordine alfabetico, partiamo da nord e andiamo verso sud. Entriamo nel dettaglio del girone A e quindi della stagione dell'Urbino. Come lo facciamo? Come vi abbiamo preannunciato, con un bel video che celebra attraverso le immagini dell'ultima partita la promozione e il ritorno nel calcio a 5 regionale dell'Urbino. Sono contento del risultato ottenuto perché all'inizio del campionato
Abbiamo iniziato con un gruppo di giovani nuovi, soltanto alcuni che partivano già dal mondo del calcio a 5, però subito col massimo impegno e il massimo degli obiettivi, e speriamo di confermarci in C2, cercando di, prima di tutto, di confermare le persone che sono rimaste quest'anno, e vediamo di prendere 2 o 3 nuovi innesti per formarci due il livello che merita Urbino, la sua città e questo sport. Questo vittorio lo dedichiamo a Urbino, a quello che Urbino ha rappresentato per tanti anni nel calcio 5 e che adesso finalmente siamo riusciti a riportare in una categoria che rispecchia in pieno la nostra mentalità del calcio 5. Huyendo del pasado, in cada madrugada, non encuentro ningún modo di borrar nuestra historia. A su salud bebiendo. Ben ritrovata all'Urbino, quindi nel calcio 5 marchigiano, Urbino che ora ha come presidente Marco Lazzari, che è guidato in panchina da un allenatore che reputo fra i migliori della regione, sempre detto, sempre stimato molto, Andrea Crinelli, gran persona oltre che gran tecnico. So, o meglio, rumors mi dicono che è già molto molto attiva sul mercato, cercando di prendere i migliori della zona. Complimenti all'Urbino e complimenti, salto un attimo il girone B, anche alle altre tre regine, nel girone C la Moscosi, nel girone D la nuova Juventina che ha stradominato e lotta anche per la vittoria della Coppa Marche, e alla Futsal Vire che conosciamo un po' meno ma si è laureata campione nel girone E. Torno indietro, facciamo il punto sul girone B, dove l'ultima giornata mette in palio la promozione fra Candia e Anconitana. Sì, l'Anconitana si è fatta superare all'ultima curva, o meglio dire il Candia ha superato l'Anconitana all'ultima curva. Sconfitta per i ragazzi biancorossi dell'Anconitana per 5-2 nel derby con la Trecolli Montesicuro, dove ho visto un Juninho ancora versione ragazzino, 3 gol, spettacolo, Marcondes pure, Nalli, cioè la Trecolli è una squadra, secondo me, girone di ritorno, la Trecolli è una squadra che vale le migliori della categoria. Qual è la situazione però al vertice adesso? Al vertice ci troviamo con un solo punto che separa. Due punti. Bravissimo, grazie che mi hai corretto. Due punti. C'è la classifica che ci aiuta. Due punti che separano Candia e Anconitana. Il Candia è la squadra, secondo me, dei miracoli. Ha fatto una stagione perfetta, una squadra giovane, squadra che ha sorpreso tutti. Grazie a una guida tecnica nuova, sì, e straordinaria come Alfredo Campelli. Esatto, oltretutto una guida, secondo me, veramente determinante, perché con un gruppo giovane, perché fate eccezioni per due o tre elementi, c'è un bel mix, però diciamo che secondo me gli elementi chiave di questo Candia sono stati soprattutto molto i ragazzi giovani, penso a Pistelli, penso a Mariani, penso a Incandela, penso allo stesso Possanzini, a Giglia, a Guerrini. Una guida esperta come Campenni è stata determinante, e menziono anche il portiere Moretti. Il portiere Moretti secondo me merita almeno due categorie più sopra. Decisamente. Assolutamente.
L'Anconitana era la squadra favorita, secondo me, secondo costruita te. Per vincere. Ha avuto degli infortuni importanti, c'è da dirla questa cosa. E chissà. Ottimo che... lavoro anche di Gabriele Sirolla. Perfetto, infatti, quando è così è sempre brutto che poi una squadra debba fare i playoff, perché lo ricordo, i playoff ci sono. Da quest'anno non esiste più la regola dei 10 punti, quindi i playoff ci sono. È un peccato che una squadra che comunque... Arriviamo all'ultima giornata. Anconitano, Olimpia, Falconara, pronostico che pende tutto, anche perché l'Olimpia non ha nulla più da chiedere al campionato ed ha 8 punti in classifica, quindi Anconitana strafavorita. Cagna invece è una partita difficile, in casa, ma contro il Montemarciano. Tra l'altro, il tutto qui, Futsal Market ce lo dà in contemporanea. Io mi sono informato ieri, non ci sarà la contemporaneità, me l'hanno dato per ufficiale. Benissimo. Quindi Candia che gioca venerdì, Anconitana che gioca sabato, quindi l'Anconitana sa sabato quando scende in campo se gioca per vincere oppure se gioca solo non per... Non è proprio una cosa, secondo me non è una cosa buonissima. Non è ottimale, non abbiamo tempo di entrarci, però sicuramente non è il massimo. Ok. E il Montemarciano naturalmente deve provare a vincere, a fare la partita, perché farebbe i playoff e sperare che Montesicuro, Monserra o Palombina toppino. Ne basta una che ne toppi. Basta una. Discorso, dammi i pronostici. Candia campione? No, il Candia secondo me non può sbagliare, gioca in casa, è un appuntamento con la storia. Cioè, Marco Pirini, altro allenatore che stimo moltissimo. Mamma mia ragazzi, il Candia, cioè siccome il Candia... Vai di percentuali. Come faccio? Faccio 80%. 80 Candia, 20 Anconitana. Sì, dovrebbe essere un dramma sportivo. Cioè, onestamente non voglio credere che dopo una cavalcata così ci si fermi proprio all'ultimo passo. Sarebbe una cosa devastante per i giocatori, per l'allenatore. In bocca al lupo alle due contendenti. Sì. Ti devo montare sopra con le parole. Perché i tempi stringono. Andiamo al girone C. Fari sul girone C, dove anche in questo caso abbiamo da celebrare una nuova regina, una neopromossa in Serie C2 per la prima volta. New entry, parliamo del Moscosi appunto 2008, guidata in campo da un giocatore straordinario come Mirko Penna. Mirko Penna che è di Cingoli, per la prima volta lo dice nelle interviste, gioca a Cingoli, è orgoglioso di questo, l'ha trascinata insieme a tanti altri ottimi elementi alla promozione. Vediamo il video che celebra Moscosi 2008.
heads, it's making me blush. Looking for some trouble tonight. Take my hand, I'll show you the wild side. Like it's the last night of our lives. We'll keep dancing till we die. Abbiamo migliorato, ogni anno abbiamo costruito un qualcosa di più competitivo, ogni anno ci siamo andati vicini. Beh ragazzi, quest'anno abbiamo proprio vinto, complimenti, veramente complimenti a tutti i ragazzi, complimenti alla società, a chi segue da sempre, dal presidente Ciciliani Tarcisio, Albino Tovaldi, c'è Catio Tovaldi, tutta gente che onestamente segue con tanto gusto e con tanto affetto. È stato un campionato sinceramente molto duro, però eravamo molto attrezzati e credo che alla fine abbiano vinto i migliori. Sicuramente eravamo partiti con questo obiettivo. Abbiamo vinto anche la Coppa Provinciale, quindi una grande soddisfazione. Sicuramente grazie a questo splendido gruppo che si allena sempre al massimo. E dopo tanti anni in giro per le Marche sono contento di essere rientrato, di essere tornato a Cimbri, anche poi il primo anno che ci gioco, perché trasferire a questi ragazzi un po' di conoscenze che ho preso durante questi anni mi rende comunque sia molto orgoglioso e sono appunto contento di dare una mano, un contributo a questi giovani, ai giovani cingolani che hanno sicuramente una grande voglia di imparare. Vorrei ringraziare anche il presidente della società che ci ha supportato sempre, sempre, e che poi ci ha permesso di raggiungere questo obiettivo. Oltre ad essere direttore sportivo sono anche un giocatore mediocre, però sono riuscito a far parte di questo gruppo anche quest'anno, quindi sono molto felice del risultato ottenuto. Grazie al mister che ha sempre molta pazienza, alla società che ci sta sempre vicino e quindi comunque sia una grossa soddisfazione. Il futuro, visto che il presente è roseo, sarà ancora più roseo e speriamo che la stagione prossima saremo in grado di affrontare il nuovo campionato partendo da questa base.
Passione pura che trascina una realtà come il Moscosi in questa disciplina, vittoria stradominio con tante giornate d'anticipo, quindi complimenti alla formazione cingolana. Per quanto riguarda i gironi D e D, abbiamo detto complimenti anche alle neopromosse Nuova Juventina e Futsal Vire. Nel frattempo c'è in palio anche la Coppa Marche, di più in questo momento non abbiamo tempo di approfondire. Andiamo in Serie A femminile per ricordare che purtroppo nella finalissima playoff è stata una beffa tremenda per il Flaminia Fano, però anche per questo forse a maggior ragione grandi applausi, grande lode alla società di Giacomo Grandicelli, del mister Alessandro Embriani, del dirigente entrato in società un anno fa, Alessandro Amorino. Sconfitta solo ai rigori al termine della gara di ritorno, aveva perso 5-2 con l'Angelana in casa all'andata, è andata a vincere 4-1 in ritorno là, ha carezzato la promozione nella massima categoria nazionale femminile, purtroppo i rigori sono stati negativi. Applausi a Giacomo Grandicelli e tutte le sue ragazze. Per quanto riguarda la Serie C femminile, spareggi per la B, sconfitta di misura nell'andata dello spareggio con il Bologna per la Jesina, 3-2, tutto si decide domenica pomeriggio a Jesi nella gara di ritorno. A Roberto Gianangeli, a tutte le sue ragazze, un grande in bocca al lupo. Concludiamo con le giovanili. Juniores Cus Ancona, ci sarebbe da farci una puntata su ciò che è accaduto. Abbiamo letto di un viaggio, sì, diciamo così, travagliato e siamo stati magnanimi. Sì. Comunque Cus Ancona, per quanto riguarda il campo, sconfitto 8-6 e adesso gioca il ritorno, Peppe? Sabato ore 14 al Palacus e ci sarà bisogno, penso, di tutto il sostegno che il pubblico anconetano sa dare in queste occasioni. Se con alcuni assenti, in trasferta, con un viaggio del genere, ha perso 8-6, Michele Pennacchioni e i suoi ragazzi hanno tutte le carte in regola per ribaltare il copione. Sì, avranno delle assenze importanti anche in questa gara, perché comunque il capitano Gallozzi è stato espulso per doppia ammonizione, però sono sicuro che la squadra ha, come hai detto tu, tutte le carte in regola per ribaltarlo, ma comunque c'è sempre da dire che il San Paolo Cagliari, a mio modesto parere, è una grande squadra. Non ti possono chiedere un commento perché, perlomeno a voce, perché sei troppo legato all'argomento per tanti motivi. Però voglio tirare le orecchie a Simone Gallozzi. Non ci si può fare espellere per doppia ammonizione nell'andata di uno spareggio per andare alle finals. Lo abbiamo riempito di complimenti, lo facciamo con spirito costruttivo. Simone è un amico, si arrabbierà forse, non lo so, dipende come interpreta queste parole. Lo abbiamo visto molto spesso focoso, è molto malizioso, è bravo nel gestire, però a volte magari con l'arbitro un po' più rigido può accadere. Non ho visto la partita, non ti chiedo un commento, non lo puoi dire. No, ti dico soltanto che è abbastanza distrutto da non poter star vicino ai suoi compagni in una gara. Questo così lo immagino, adesso non entro neanche. Però che gli serva d'esperienza. No? Sicuramente, ok, non questo lo lanciamo alla telecamera, sennò sembra che parliamo solo sempre di complimenti. Allievi. Qui c'è un conflitto in questa puntata tremendo, da chiudere. Qui c'è l'antitrust che sì, vittoria nettissima, sì. Non lo diciamo nemmeno, il punteggio nella gara di ritorno e quindi finals conquistate. Sì, andiamo lì, le mie prime finals, le prime finals del Cus Ancona Allievi, sappiamo che ci sono squadre fortissime, oltretutto costruite, leggo le interviste, proprio per vincere lo scudetto, noi andiamo lì con la sfrontatezza degli esordienti, rappresentando la nostra città, vediamo cosa ne viene fuori. E questo è motivo d'orgoglio, l'abbiamo letto. 1-3 giugno, speriamo 1-3 giugno fino alla fine, tra 3 giugno sarebbe una data poi non diciamo niente a Montecatini, speriamo e tifiamo Cus Ancona. Non potremo tifare la Lada Sant'Angelo 1970, anche qui grandi applausi al lavoro di Alberto Bebo Crivelli e alla società del presidente Tarsi per aver vinto il titolo regionale, per aver lottato contro una formazione forte come quella perugina, ma la sconfitta anche 6-3 al ritorno dopo il 5-2 dell'andata costringe a rinunciare alle finals nazionali all'Audax di Senigallia. Siamo in chiusura, scusa Peppe per il turbo inserito nella ultima parte, ricordo domenica appuntamento col decimo Galà, ci vediamo lì. Sì, non mancheremo, veniteci tutti. Mi raccomando. Ci vediamo al Galà, grazie per essere stati con noi anche in questa lunghissima, intensa puntata. Appuntamento a domenica. Ciao.